disagi per gli utenti delle poste. Da qualche giorno gli sportelli di via Rinaldi a Vallo sono stati chiusi. Il provvedimento per lavori di adeguamento. Postazione mobile in piazza Vittorio Emanuele. Crisi idrica, turisti in rivolta. A Montecorice Ascario, i villeggianti in un esposto denunciano la Consac per i disservizi. Uova al Fipromil, sequestri anche nel Cilento e Diano. All'ospedale di Sapri verrà sostituito l'impianto ormai vecchio di 18 anni di osmosi in nefrologia e dialisi, ma restano i disagi. Peppe Cirillo festeggia 40 anni di carriera artistica, sabato gran concerto nella sua Pirito e a Sapri Fiorella Mannoia incanta i tanti presenti all'evento anni 60. Pellaro in festa per il santo patrono San Bartolomeo. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con le nostre informazioni. Ancora qualche giorno di disagio per gli utenti di Poste Italiane. Gli uffici principali di Vallo della Lucania sono stati chiusi per effettuare dei lavori di ammodernamento e i servizi, almeno quelli essenziali, sono garantiti attraverso una postazione mobile installata in piazza Vittorio Emanuele dinanzi a Palazzo di Città. E non mancano le polemiche. Questa mattina noi siamo stati in piazza e abbiamo raccolto queste testimonianze. Ci siamo? È il tuo turno? Quasi. Ci siamo? Da quanto tempo sei qui? Una decina di minuti, un quarto d'ora. Beh, l'importante è, come dire, poter usufruire comunque del servizio. Per forza, sono raccomandato urgenti, quindi speriamo di farcela. Qualche disagio per gli utenti di Poste Italiane. Da qualche giorno gli sportelli di via Rinaldi a Vallo della Lucania sono stati chiusi. Il provvedimento si è reso necessario per garantire l'esecuzione di lavori di adeguamento dei locali. Poste Italiane garantisce comunque i servizi essenziali. Fino al 31 agosto è attivo un ufficio postale mobile posizionato in piazza Vittorio Emanuele dinanzi a Palazzo di Città. Qui è possibile usufruire dei servizi essenziali, della spedizione, del ritiro di raccomandate, assicurate e telegrammi. Non manca tuttavia qualche polemica. Gli utenti, soprattutto nelle prime ore del mattino, sono costretti infatti a star seduti sotto al sole. Un po' di fila? Sì. Allora, il sole per il momento non c'è, però... Siamo già fortunati su questo. Credo, ne parlavamo con i compagni qui di fila, che secondo me sia stato studiato questa postazione, proprio per il fresco, però bisogna dare atto, nonostante la fila, almeno i disservizi sono parziali, perché in ogni caso ci sono delle scadenze da dover ottemperare. Bisogna dare atto che le Poste Italiane hanno cercato di riparare almeno e di limitare i danni al minimo. Diversamente non si poteva fare, secondo lei? Se sentivo dire persino che ci sono i servizi e gli uffici postali delle frazioni che sono chiuse, bisogna dare atto che almeno questo è importante, anzi è indispensabile per una città come Vallo della Lucania, è indispensabile. Beh, un po' di colore la mattina in questa piazza. Assolutamente sì, e anche di persone, visto che in questo periodo la piazza in questo orario è abbastanza deserta. Ecco, le sedie sono, come dire, accantonate, singolari, però vedere questa immagine, le persone sedute sulle sedie come ad un bar ad aspettare di poter usufruire. Assolutamente, bisogna fare anche un plauso ai due funzionari qui delle poste che lavorano in un posto angusto. Onestamente bisogna solo dire grazie. Beh, allora abbiamo fatto un po' di fila sotto il sole o no all'ombra? Ma no, non tanto, diciamo, 10 minuti. 10 minuti, è un servizio urgente? Sì, scadenza e bolletta, sì. Beh, una situazione un po' particolare. È capitato. L'importante è dire, insomma, è poter usufruire del servizio. Vabbè, non è che è una cosa che si potrà per sempre, insomma, questa so che forse a fine settimana dovrebbe finire. Tutto a posto? Io ho già sbrigato subito. Subito. Abbiamo stato un po' lungo. Perché noi, i bollettini non entrano dentro le macchine, sono un po' stropicciati e allora non entra, ci vuole più tempo. Gira, volta. Ma quando è arrivato c'era un po' di gente o no? Ma non tante, quelle che sono adesso. Si sta un po' all'aria aperta, al freddo. E così abbiamo passato un po' di tempo. Se non abbiamo andato in giro a altri posti, se no si dovevano andare a altri paesi a valle. Questa è una comodità. E dobbiamo aspettare quando riapre la nuova posta.
Altri disservizi ora, quelli legati alla carenza cronica di risorsa idrica ormai da settimane. Gli utenti del territorio cilentano sono costretti alla sete, disagi soprattutto lungo la costa, e i villeggianti presenti in questi giorni nella frazione Scario di San Giovanni a Piro e a Monte Corice hanno deciso addirittura di denunciare la Consac. Ma raccontiamo i fatti. Continuano le polemiche su tutto il territorio cilentano per i continui disservizi alla rete idrica. Questa volta a far sentire la propria voce sono gli abitanti del piccolo borgo di Cosentini, nel comune di Montecorice. Nei giorni scorsi era stato il consigliere comunale Chiariello a sollevare il caso, annunciando un esposto contro Consac, la società che gestisce la rete idrica per il mancato rispetto della carta dei servizi. Ora invece Giorgio Melucci, presidente dell'associazione Meridiano, che ha deciso di presentare un esposto a Comune, Consac e Forze dell'Ordine per segnalare il disservizio. La situazione per quanto riguarda il problema idrico è diventata insostenibile e ingiustificata, scrive. Sono 4 giorni che la frazione Cosentini è sprovvista dell'acqua, con un danno enorme per le popolazioni locali e per i turisti che comunque si recano a visitare questi borghi dalle bellezze naturali sorprendenti. La nota è stata sottoscritta da diversi residenti e villeggianti nella speranza che il problema venga risolto. Al momento pare che il problema sia limitato alla località Cosentini, le frazioni vicine, infatti l'acqua arriva regolarmente. La polemica sulla mancanza di acqua non riguarda solo il comune di Montecorice. In questi giorni non poche contestazioni arrivano anche dai cittadini e dai turisti presenti nel comune di San Giovanni a Piro. Al momento pare che il problema sia limitato alla località Cosentini. Nelle frazioni vicine, infatti, l'acqua arriva regolarmente. Un esposto contro la Consac arriva anche da cittadini e turisti del comune di San Giovanni a Piro. Ora la vicenda delle uova contaminate di fipronil. Ebbene, i sequestri sono stati effettuati anche dall'ASL di Salerno. Un carico era diretto, pensate un po', anche nel Vallo di Diano e probabilmente doveva arrivare nel Cilento. Era diretta nel Vallo di Diano una partita di uova contaminate dal fipronil, proveniente con ogni probabilità dall'allevamento di Sant'Anastasia in provincia di Napoli. Sono ancora pochi particolari sulla vicenda. La partita è stata bloccata dall'ASL, servizio veterinario, prima della messa in commercio e da quanto trapela alcun pericolo è stato mai vissuto dalla popolazione valdianese. Le uova però, di cui non è ancora risaputa la quantità, erano già arrivate nel comprensorio del Vallo di Diano. Non è ancora noto in quale comune del territorio. Sono in atto ulteriori controlli da parte delle autorità competenti e l'ASL è al lavoro per verificare il tutto e avviare eventuali procedimenti. Lo scandalo partito dal nord Europa, quindi tocca anche la provincia di Salerno e il Vallo di Diano. Tra pasta artigianale, omelette surgelate, qualche uovo al fipronil potrebbe già essere finito sulle tavole italiane. Ma i controlli per scoprire le uova contaminate prima che finiscano sui banchi della vendita procedono. E in questo senso rientra il contesto del Vallo di Diano e forse anche di una partita nel Cilento. Dai controlli in tutta Italia sono 8 sinora i campioni risultati contaminati e 91.000 chili di uova sequestrati in via cautelare. 8 i responsabili che saranno denunciati alla magistratura. I controlli sono stati avviati dopo l'allarme ai sequestri in alcuni paesi europei all'inizio di agosto. Ora un presunto caso di malasanità che ci arriva dal Golfo di Policastro, dove un cittadino, dopo aver atteso per ben 17 mesi una visita cardiologica, ha deciso di rivolgersi ad un privato. La vicenda è stata sottoposta anche all'attenzione dello SPCGL. Vito Sansone allora ne ha parlato con il segretario cittadino Triani. Questa l'intervista. Con Gerardo Triani, segretario dello SPCGL Sapri Camerota, per denunciare un presunto episodio di malasanità o comunque di difficoltà per un paziente cardiopatico che da 17 mesi all'ospedale di Sapri aspetta, credo, una visita. Insomma, cerchiamo di raccogliere questa, di specificare questa denuncia che è stata raccolta da lei, dallo SPCGL. Buongiorno a tutti, sì, la verità è questa, che un amico cardiopatico, certo, un caro amico Saturno Antonio, aveva avuto assicurazione dall'ospedale di Sapri di essere chiamato a visita ogni 6 mesi.
Sono passati 17 mesi e non è stato chiamato. Quindi queste sono le denunce che facciamo. Certamente ci saranno pure dei fatti positivi per la sanità, però è quotidianamente scorretto poi da parte di chi dirige e chi è responsabile della salute dei cittadini di fare ciò che crede, ciò che pensa, senza considerare le difficoltà che i cittadini incontrano quotidianamente per essere curati. Che tipo di visita doveva fare questo paziente, signor Saturno? Doveva fare una visita cardiologica perché è cardiopatico. Quindi chiaramente nei mesi scorsi si è rivolta a un medico privato che è stato pagato, cioè ha pagato la visita, però resta il fatto che la sanità è diventata solo per i ricchi. Chi non ha soldi corre il rischio di morire prima. Questo sta succedendo nel Cilento, nella sanità. Non solo. Io stamattina leggendo sul giornale i disagi sulla dialisi a Sapri e ho letto che è arrivata un'apparecchiatura obsoleta di 18 anni fa, vecchia da quello che ho letto. Altrettanto possiamo dire le denunce che abbiamo fatto poi da tempo, quindi sono vecchie anche le denunce fatte, però non c'è soluzione quando vengono dati ai centri privati della dialisi migliaia e migliaia di euro, se non milioni di euro, per la cura degli ammalati che hanno bisogno di trasfusioni e non viene potenziato il reparto di dialisi qui a Sapri. Questo è un obbrobrio sociale. Ci sono anche danni morali da parte dei cittadini che sono costretti poi ad essere curati in maniera privata, però chi non ha soldi non si cura più. È sempre all'ospedale Immacolata di Sapri dove verrà sostituito l'impianto ormai vecchio di 18 anni di osmosi in nefrologia e dialisi. Questa notizia però non placa le polemiche perché restano i disagi, soprattutto a causa della carenza di medici, come sottolineato da Cittadinanza Attiva e dal Tribunale del Malato. Il direttore generale dell'ASL di Salerno, Antonio Giordano, dà il via libera all'installazione di un nuovo impianto di bioosmosi. Il manager ha deciso di accettare il preventivo di circa 36.000 euro da parte della ditta Tecnoservice Group di Cardito, facendo gravare la spesa complessiva di 43.920 euro sul budget 2017 e di rendere il provvedimento immediatamente esecutivo. L'attuale impianto, costituito da due osmosi per il trattamento delle acque, risale al 1999, funziona solo manualmente ed è ormai deteriorato. Il contratto è scaduto lo scorso 30 giugno e la ditta manutentrice ha già fatto sapere che non può più proseguire il rapporto, data la vetustà dell'impianto e la mancanza di pezzi di ricambio. Una situazione di estrema gravità, poiché il servizio del presidio ospedaliero dell'Immacolata effettua oltre 5.000 dialisi all'anno per un bacino di circa 80.000 persone. Ora, con la decisione di Giordano, arriva una piccola boccata di ossigeno per un reparto che però continua a soffrire della carenza di personale medico. Tre sole unità non bastano, dopo che i due professionisti a tempo indeterminato, il dottor Cestaro e la dottoressa Schulz, sono stati integrati dalla dottoressa Montuori ma solo per 3 mesi. Ci riteniamo parzialmente soddisfatti, fanno sapere Vincenzo Lovisi e Marisa Coppola, responsabili locali di Cittadinanza Attiva e Tribunale del Malato, ma vogliamo che in nefrologia e dialisi venga al più presto ripristinato l'organico iniziale di 4 medici. Torniamo alla cronaca per occuparci di emergenza incendi perché ancora un rogo è stato appiccato lungo la Cilentana tra gli svincoli di Agropoli Nord e Agropoli Sud. Il fuoco è divampato intorno alle 23 di ieri e in poco tempo ha distrutto sterpaglie ed alberi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania con un'autobotte e un altro mezzo. Le fiamme sono state domate, ma non sono mancati inevitabili i disagi alla circolazione. Voltiamo pagina a Santa Maria di Castellabate, gran protagonista per una bella chiacchierata, il giornalista Rai Antonio Caprarica. Per noi lo ha intervistato Germana Deri.
Alla rassegna Metti una sera con è arrivato stavolta il noto giornalista Antonio Caprarica, che ha conversato a cielo aperto nel suggestivo scenario della piazzetta Caduti del Mare nel cuore di Santa Maria di Castellabate, presentando anche il suo ultimo libro, L'ultima estate di Diana, col quale l'autore ha inteso ricostruire la storia autentica e privata della compianta Lady Di. Sono in compagnia del noto giornalista Antonio Caprarica, che ha trovato un paese in festa. Com'è stato questo ingresso con le luminarie? Sì, bellissimo, trionfale. Non credo che le avessero preparate per me, ma per la Madonna, però mi sono piaciute moltissimo lo stesso ammirarle quando sono arrivato. C'è una bellissima aria di festa e mi pare assolutamente meritata in un luogo che ha un po' tutte le atmosfere delle favole, quindi è giusto che ci sia in questi giorni agostani ancora un po' quest'aria di relax, di godimento, di piaceri che non sono solo i piaceri del cibo, ma come dimostra la presenza di tanta gente stasera qui per sentir parlare di libri, anche magari di quelli dello spirito. Quindi spero che sia un'estate ancora lunga. Sono ammaliato, l'unica cosa che posso dire è questo: le luminarie sono stupende, la gente è allegra e simpatica. Non so, mi darete qualcosa da bere alla fine? Parleremo di cultura in questo salotto, questa piazzetta Caduti del Mare di Santa Maria di Castellabate. Come la trova questa location, un po' in mezzo alle persone? Guardi, mi va benissimo e le devo dire che queste location sono le migliori, perché mettono l'autore in rapporto diretto con il pubblico e producono uno straordinario effetto. La gente passa, sente parlare e se è interessata si ferma. Quindi io spero che stasera si fermino moltissime persone qua davanti. Secondo lei, qual è la nazione migliore per fare il giornalista? Beh, sa, non è casuale se la stampa è nata in Inghilterra, no? Vuol dire che quello era un posto in cui la libertà di informazione attecchiva più facilmente, o anche in America, insomma, diciamoci la verità, i posti dove il mestiere di giornalista si fa meglio sono quei paesi anglosassoni, di cultura anglosassona, che per primi hanno introiettato e praticato i principi delle società liberali, delle società aperte. In Italia, come è noto, la condizione della stampa non è proprio tra le migliori del mondo, però io direi anche di stare attenti a non buttare via, come si dice, il bambino con l'acqua sporca, perché poi abbiamo un eccellente giornalismo di investigazione, anche se purtroppo storicamente la nascita del giornalismo in Italia non ha seguito i canoni tradizionali della critica e dell'informazione, è stato, come si dice, un po' anfibio, ma secondo me il giornalismo italiano sta facendo dei grandissimi passi avanti verso la maturità. 40 anni di carriera artistica, 40 anni di impegno per la promozione e valorizzazione della sua terra, ovvero il Cilento. Parliamo di Peppe Cirillo, che il 26 agosto con un concerto a Perito ricorderà insieme a tanti amici artisti le pagine più belle della sua lunga carriera. Peppe Cirillo festeggia i suoi primi 40 anni di carriera artistica con un maxi concerto il 26 agosto a Perito, suo paese natio, in Piazza della Vittoria. L'artista con la sua band festeggerà i suoi primi 40 anni dedicati alla musica e alla promozione sociale e culturale del territorio cilentano. Il noto musicista cilentano si può senza dubbio dire che ha fatto la storia della musica etnica cilentana, ponendosi come antesignano nel suo genere, grazie ai suoi studi etnoantropologici e alla sua sensibilità artistica e personale, che lo legano fortemente alle sue origini territoriali e sociali. Tanti gli impegni all'estero e altrettanti riconoscimenti a lui tributati nel mondo in questa lunga carriera, nonostante la sua ancor giovane età. Dall'Europa alle Americhe, ovunque egli ha esportato con successo la sua musica, veicolando con essa i suoi messaggi sui temi sociali ancora forti e controversi, con la coerenza, la schiettezza e la maturità che gli appartengono. Tantissimi colleghi musicisti che si uniranno a lui in questa serata evento e che si esibiranno con lui e con la sua band, dimostrandogli stima ed affetto nel festeggiarlo. Come sempre, accompagnato da musicisti e ballerini anche in questo Giovanna? Caso. Posso salutare Giovanna? Saluto lei per tutti, conosco Giovanna. Allora, buonasera, ciao Carmela. Sì, allora, ma sì, insomma, questa era scontata, insomma, questo saluto era scontato. Saluto lei per tutti, insomma, conosco Giovanna. Ma io adesso invece ti presento gli altri che voglio dire, presentarli non è neanche giusto dire presentiamo
dei volti noti, esatto. Li salutiamo. Mi accompagnano, accompagnano questo progetto che stiamo portando in, in giro in questo momento e che andrà nello scambio culturale con la Francia. Una serata dunque, quella del 26 agosto a Perito da non perdere. Grande musica e forti emozioni ci attendono. Gesù Cristo l'umilato, Gesù Cristo così disse, chi parlasse, chi dormisse, chi paura non avesse, chi stanotte da dormisse, ni da pene ni da. Auguri a Peppe Cirillo e alla sua carriera, a lui va il nostro plauso e il nostro encomio per quanto ha fatto e per quanto certamente ancora farà per la musica, per la cultura e per il sociale. Auguri. Qual è la strada giusta, canzone sa da fa, tene l'occhio all'argento in mano per tu. La grande Fiorella Manoia intanto ieri sera ha incantato il pubblico presente a Sapri per la serata evento anni 60. Se in questa notte di maggio mi vivo, ti penso ad ascoltare certe piccole voci. Un'ora e mezza di intense passioni. Sapri ieri sera si è riempita all'inverosimile per abbracciare una delle artiste di punta del panorama musicale italiano. Fiorella Mannoia ha fatto tappa nella città della Spigolatrice con il suo combattente tour nella terza serata della Kermesse Sapri anni 60. Introdotta dai presentatori della serata, Eugenio Bove e Roberta Cosentino, con il saluto istituzionale del sindaco Antonio Gentile, la Mannoia ha offerto al pubblico i grandi successi degli anni Ottanta, dall'esordio con Caffè Nero Bollente fino al Cielo d'Irlanda e Sally, passando per Quello che le donne non dicono. Ma l'ovazione c'è stata con Che sia benedetta, brano che si è classificato secondo allo scorso Festival di Sanremo dietro a Francesco Gabbani. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri... Non solo musica, ma tante parole sul lavoro e sulla condizione femminile e la grande energia che contraddistingue i suoi live. Fiorella ha letteralmente trascinato le quasi 8.000 persone tra paganti e gente che si è assiepata ai lati delle transenne sul lungomare Italia fin dal tardo pomeriggio. Sei un essere speciale ed io adoro. Al termine del concerto, niente interviste e niente ulteriore bagno di folla, ma la Mannoia non ha comunque voluto deludere i suoi fans, rendendoli partecipi sul palco di Sapri anni 60 con un selfie ed un video proprio alla fine della sua performance. Nessun particolare problema per l'ordine pubblico se si eccettua un po' di coda per il deflusso post concerto. Una notte come questa tu non l'ha vissuta mai e siamo ancora. La comunità di Pella, ritorniamo così nel Cilento Alto e in festa per il Santo Patrono, San Bartolomeo. Domani il giorno clou dei festeggiamenti, la mattina in mattinata è prevista la solenne concelebrazione, poi in serata la processione, quando la statua del Santo sarà portata per le principali strade cittadine. A chiudere i festeggiamenti il 26, il concerto dei 99 Posse. La comunità di Pellare in festa per San Bartolomeo Apostolo, protettore della città. Fino al 26 agosto tanti momenti religiosi e civili che saranno condivisi dai cittadini e dai tanti visitatori che per l'occasione arriveranno nel centro cilentano.
San Bartolomeo ha preso sul serio il Vangelo ed ha incarnato la rivoluzione cristiana annunciando la buona notizia. Alla sua scuola, dice il parroco di Pellare, Don Angelo Imbriaco, possiamo imparare a oltrepassare quel sentimento di malumore, di rassegnazione, che genera apatia e fa scivolare nella disperazione. La festa del Santo Protettore ci stimoli dunque a far vibrare il nostro cuore per cose alte, scommettere fermamente sulla vita e metterci in gioco con generosità, puntare lo sguardo verso il futuro, essere creativi e fantasiosi, coraggiosi nel cambiare, magnanimi quando si tratta di spenderci per gli altri o per ideali come la solidarietà, la giustizia e la pace. San Bartolomeo, scelto ed amato dal Signore, ci assicura che Dio ci guarda con tenerezza di padre e dopo aver fatto innamorare il nostro cuore non lascerà vacillare i nostri passi. Domani 25 agosto, giorno della solennità di San Bartolomeo Apostolo, alle 11.30 solenne con celebrazione, poi alle 18 la tradizionale processione con la statua del protettore portata per le principali strade cittadine, seguirà il bacio della reliquia. Alle 20 l'arrivo della processione in piazza Santa Caterina e lo spettacolo delle fontane danzanti con il fuochi d'artificio. Il 26 agosto, chiusura dei festeggiamenti con il concerto dei 99 Posse. Avrei voluto conoscerti ai cancelli delle fabbriche occupate nel biennio rosso. Avrei voluto conoscerti giovani partigiani con le scarpe rotte quando fischia il vento. Avrei voluto conoscerti a piazza Statuto, ma niente arriva in San Pietrino. Altro appuntamento arriva da San Giovanni a Piro, dove proseguono gli appuntamenti della rassegna Storie 2017 in piazza. Questa sera l'attenzione sarà rivolta ad José Ortega con l'intervento di Nicola Cobucci. Ebbene, ne discuteranno Anna Maria Vitale, direttrice del Museo Ortega, e l'avvocato Franco Maldonato. Ad introdurre la serata i saluti del sindaco Ferdinando Palazzo. Su questa notizia ci fermiamo, brevissima pausa pubblicitaria, subito dopo altri appuntamenti.